Ecco, la seconda mini guida vi permette di verificare se il motore text-to-speech funziona. Già, perché vi ricordo che questa mia app non parla di per sé, ma utilizza chiaramente il motore text-to-speech che è già stato installato sul vostro telefono. Potrebbe essere Google Sintesi Vocale, potrebbe essere Samsung Voice, Pico TTS, eccetera, eccetera. Bene, per verificarlo è sufficiente prima verificare che effettivamente abbia preso la lingua di default o quella che avete scelto voi sul vostro telefono. Quindi, per esempio, nel mio caso, potete vederlo qua, c'è la lingua italiana. Ecco. Dopodiché potete schiacciare il primo tastino qua e Felix Notification Reader. verificare che stia parlando. Io l'ho installata richiedendogli di trovare la lingua più probabile. In questo caso, avendo scritto Felix Notification Reader, lui l'ha pronunciato automaticamente in inglese. Ecco, dopodiché il secondo tastino vi permette di entrare nella configurazione del motore text-to-speech e di variare, per esempio, la velocità. Questo è un esempio di sintesi vocale in italiano. Ecco qui, effettivamente, adesso è velocissimo. Alex Notification Reader. Tanto che non si posisce, esatto, e qui potrete regolare velocità e intensità del suono. Questo è un esempio di sintesi vocale in italiano. Ecco, perfetto, direi che così va bene. Ecco, dopodiché da qui, e poi se lo lasciate attivo, potrete aggiungerci un Felix eventuale Notification Reader. tono di avviso prima della frase, e da qui potete eventualmente modificarlo. Per esempio, appunto. Felix Notification Reader. Torniamo al precedente che mi piace di più. Ecco. E da qui potete verificare come Felix l'effetto. Notification Reader. Ecco, da qui, come abbiamo visto prima, invece o anche dalla successiva, potrete modificare la lingua. Per esempio, adesso facciamo uno scherzettino, utilizziamo il giapponese. Ecco. WhatsApp Maurizio Gogono ni dotto a. Ok, torniamo alla nostra lingua. WhatsApp Maurizio Borgognoni. Ah! Ok, tutto bene. Se riuscirete ovviamente a passare questo test, vuol dire che la lingua è stata installata correttamente e possiamo procedere.